In Siria, che vuol dire intervento militare, centinaio? Vuol dire che bisogna mettere insieme tutte le forze che in questo momento chiedono e vogliono, e soprattutto tutti i paesi che vogliono la pace e vogliono una pace duratura. E mi spiego meglio, molto velocemente. Quando è stato effettuato l'intervento militare in Libia non c'era un progetto successivo. La cosa che noi stiamo chiedendo è ai governi, quindi anche al nostro eventualmente. Prima vi sedete al tavolo, capite che cosa volete fare nella fase 2 e poi interveniamo. Interveniamo per andare a colpire quelli che sono i campi di addestramento, quelli che sono i punti sensibili, quelle che sono le posizioni importanti che l'ISIS ha in questo momento su quel territorio. Ma dico un'altra cosa, visto e considerato che anche il Papa ha parlato di siamo in guerra, mettendolo tra virgolette, logicamente, bisogna anche ragionare con quelli che sono quelli che noi chiamiamo i terroristi, che sono qua sul nostro territorio. E io non dico che sono terroristi, sono i loro soldati che in questo momento sono nascosti tra di noi sul nostro territorio. E quindi bisogna essere più incisivi anche in quel senso. Sul discorso del giubileo, io dico molto onestamente che non sono per rimandare il giubileo, anzi. Loro, e quindi l'ISIS e quindi quella parte di musulmani non moderati, poi leggendo il Corano mi fa ridere quando si parla di musulmani moderati e non moderati, il Corano è il Corano, Sì. punto. Però nel momento in cui c'è una parte di mondo che vuole schiacciarne un'altra, noi non possiamo dimostrarci deboli. Chiarissimo. Io sono un cattolico e penso che il Papa faccia bene ad andare avanti su questa strada perché è stato indetto un giubileo ed è giusto che i cattolici e i cristiani possano